Bentornati in un nuovissimo video, quest'oggi sono in compagnia della mia lavagnetta e questo video avrà un'impronta, quindi è dedicato, si dirige a tutte quelle persone che sono all'inizio, a tutte quelle persone che sono confuse, che sono disorientate e che non sanno da dove partire e che non sanno a chi affidarsi per imparare una volta per tutte l'inglese, ok? Quindi vi ricordo che il mio canale è l'unico posto nel mercato italiano che vi permetterà di rendervi capaci, quindi all'apprendimento della lingua inglese. Diciamo un apprendimento reale, pratico, che si basa su quelle che sono le abitudini e l'ambiente che vi circonda, ok? Quindi per far questo oggi vi voglio raccontare quella che è stata la mia esperienza, principalmente per un motivo che vi riguarda e che mi riguarda. Voglio motivarvi all'apprendimento dell'inglese. Voglio, diciamo, spingervi oltre al normale apprendimento delle persone che sono intorno a voi. Perché se volete raggiungere un risultato straordinario, che vada fuori dall'ordinario comune normale, dovete avere un'azione straordinaria, okay? Che vada fuori appunto dall'ordinario. Perché se voi seguite quello che fanno le persone normali, quello che fanno le persone intorno a voi, avrete solamente miseria e risultati normali, ok? Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché ne giova del vostro interesse. Perché vi ricordo che appunto è l'unico canale italiano ricchissimo di contenuti pratici, ok? Quindi di informazioni pratiche che potete applicare fin da subito se volete migliorare, se volete, diciamo, improve your language skills, ok? Quindi mi sono appuntato, diciamo, 5 punti principali, 5 concetti. Aspettate che chiudo il computer perché mi distrae. Perché ho pensato come potevo fare questo video che sia un attimino un po' più interessante. Quindi ho preso la mia lavagnetta e mi sono puntato 5 punti. Cioè, dove ho studiato l'inglese, con chi ho studiato l'inglese, perché ho studiato l'inglese, come ho studiato l'inglese e in quanto tempo ho studiato l'inglese. Vi do un consiglio, c'è un punto, ok? Che è sbagliato, ma l'ho fatto apposta. Comunque, la prima domanda è dove ho imparato l'inglese? Io ho imparato l'inglese dove vivo, quindi io vivo in Spagna, ok? E noi diciamo che gli spagnoli dicono Epagna, ok? Quindi, non so se lo sapevate, non tutti gli spagnoli, ma alcuni madrileni dicono Epagna. Vabbè, quindi come Atletico Madrid in realtà è Aletico, ok? O Aletico, ok? Quindi senza la T, assurda questa cosa. Però comunque, io ho imparato l'inglese in Spagna perché vivo qui in Spagna. Io a 20 anni sono partito dall'Italia, sono venuto qui a vivere a Madrid perché volevo studiare nell'università. E infatti sono entrato nell'università pubblica di Madrid, ovviamente quella privata non potevo permettermela per diverse ragioni. E quindi ho scelto un'università pubblica e sono entrato appunto nella facoltà di commercio e turismo qui a Madrid. Diciamo un'impronta improntata, okay, alle lingue, che è quindi un percorso di studio diciamo, dove il focus principale erano le lingue. Diciamo, è stata un'esperienza che non è che mi abbia colpito particolarmente perché io ho imparato lo spagnolo e l'inglese per i fatti miei. E io so esattamente, scusate, qual è il metodo procedurale, cosa dovete fare per imparare l'inglese, cosa dovete fare per imparare una lingua straniera, cosa dovete fare per imparare lo spagnolo, cosa non dovete fare se volete diventare migliori, se volete diventare bravi. E poi andavo in università dove mi raccontavano, dove mi spiegavano cose completamente diverse. Per esempio, in università ancora si studia sui libri, parlo dell'inglese, parlo delle lingue straniere, si studia sui libri, si studiano le regole grammaticali, si studiano i vocaboli, si studiano queste cose qui a memoria e non va assolutamente bene perché io lo spagnolo non l'ho studiato attraverso la grammatica, io non ho mai letto una regola di grammatica in spagnolo, eppure so parlare lo spagnolo benissimo. Non ho mai studiato, diciamo, intensamente un libro di grammatica inglese, eppure l'inglese lo parlo benissimo. Allora perché tu in università mi fai studiare queste cose se poi nella vita reale non servono? Quindi questa è stata la mia esperienza, diciamo, educativa dal punto di vista che è una cosa che non fa per me. Quindi, diciamo, ho cercato questo percorso alternativo. Madonna, che fastidio questi capelli! Un percorso alternativo, quindi adesso sto facendo questi video su YouTube. Guardate come sono ridotto, ok?
Quindi, scusatemi, stavo morendo. Ho imparato l'inglese in Spagna. Assurda questa cosa. Quindi, se per esempio voi vivete in Italia, voi avete un passaggio in più perché voi non dovete imparare lo spagnolo e l'inglese. Voi dovete imparare solamente l'inglese. Quindi potete avere un focus, diciamo, principale. Quindi focalizzarvi su quello che è solamente l'inglese. E io, come che posso dire, 3 anni fa, quando sono partito dall'Italia, non sapevo parlare nessuna lingua, zero, lo zero più assoluto. Sì, avevo studiato per qualche mese lo spagnolo, però quando sono arrivato qui, ovviamente un conto è studiare lo spagnolo, un conto è studiare l'inglese, un conto è parlare con uno spagnolo, un conto è parlare con un inglese, un conto è studiare l'inglese teorico, accademico sui libri, seguendo le regole grammaticali, un conto è andare a lavorare, parlare con un cliente spagnolo per risolvergli un problema che non è che c'ha molto tempo da perdere, ok? Quindi questo è, ho imparato l'inglese, l'ho imparato qui in Spagna e avevo frequentato anche un'accademia, prima di entrare in università avevo fatto un anno in un'accademia per imparare bene lo spagnolo e per imparare bene l'inglese, ma vi posso assicurare che non è servito a nulla, ok? Diciamo che io l'inglese l'ho imparato per conto mio, ok? Per conto mio. Questo non vuol dire che non mi sono impegnato o che non ho studiato, anzi mi sono fatto il curvo degli altri, infatti sono diventato più bravo degli altri, ma questo è un altro discorso. Quindi, secondo punto, con chi ho studiato? Ho studiato l'inglese con Nif, ok, è Niam, in realtà si pronuncia Nif, che è il nome proprio di persona, della mia ragazza madrelingua inglese. Si scrive Niam, ma si pronuncia Nif. E l'ho imparato da solo. Perché voi magari state pensando, ah ok, quindi tu sai parlare l'inglese poiché la tua ragazza è madrelingua inglese. No, è esattamente il contrario. La mia ragazza è madrelingua inglese poiché io so parlare inglese, perché se io non sapessi parlare l'inglese, come cazzo farei a comunicare con lei? Cioè, è una cosa assurda, no? E poi l'ho imparato da solo, perché comunque, vi spiego un po' un attimino com'è andata. Quindi Nif era qui in Erasmus mentre io studiavo all'università. Ci siamo conosciuti così e abbiamo vissuto qui a Madrid 6 mesi, ok? Cioè io vivevo nella mia casa e lei viveva nella sua casa, però ci vedevamo la sera, dormivamo insieme, cioè comunque abbiamo fatto delle uscite qui anche qui a dintorni di Madrid, ok? Poi io ho continuato a frequentare l'università qui a Madrid e lei se n'è andata a Edimburgo, questo per circa un annetto e mezzo. E quindi abbiamo avuto una relazione a distanza e ci vedevamo un weekend al mese. Quindi anche per tutti i vari geni che dicono che io so parlare l'inglese poiché la mia ragazza è madrelingua inglese, vi sto appena dicendo che per un anno e mezzo vedevo Nif solamente un weekend, 3 giorni al mese, ok? Gli altri giorni cosa facevo? Cioè gli altri 27 giorni al mese cos'è che facevo? Cioè ho imparato l'inglese così per radiazione, cioè cos'è che ho fatto? Ho ascoltato tantissimo, quindi il quarto punto, ho praticato anche con lei messaggiando, questo lo ammetto comunque chiamandola, potete fare anche voi queste cose, e ho fatto una serie di cose che appunto spiego all'interno del videocorso e nei miei percorsi più avanzati, magari vi do un'anticipazione quando parlerò del quarto punto. Quindi ho imparato l'inglese in Spagna e l'ho imparato con la mia ragazza madrelingua inglese e da solo. Vi posso assicurare che principalmente, diciamo per quanto riguarda in termini di quantità tempistica, l'esposizione che ho avuto è stata un'esposizione, quindi uno studio, un approccio da solo, autodidatta, ok? È anche per questo motivo che io adesso posso spiegare il come fare, perché se io avessi vissuto 24 ore al giorno, tutti i giorni a Londra con la mia ragazza madrelingua inglese, come posso spiegarvi io di imparare bene come imparare l'inglese bene se voi vivete in Italia, in un ambiente italiano e avete la ragazza italiana? Cioè è assurdo questa cosa, ok? Quindi, il terzo punto sono i motivi. Ci sono vari motivi per cui io ho imparato l'inglese. Il motivo principale è perché vivo all'estero. Cioè, voi non potete, ecco, questa è una cosa, è un messaggio che voglio e devo, ho proprio questo obbligo morale di trasferirvi questo messaggio e lo voglio trasferire a tutti quei ragazzi della mia età e anche magari se voi siete dei adulti, avete dei figli, dei nipoti, dei cugini, fateli davvero vedere questo video. Allora, non è possibile andare all'estero senza saper parlare l'inglese, è impossibile. Anche se voi volete venire a vivere qui in Spagna, anche se voi volete andare a vivere in Francia, anche se volete andare a vivere in Lussemburgo, a voi vi serve l'inglese, okay? Ma non l'inglese sui certificati, non l'inglese scolastico, non le regole grammaticali, no,
l'inglese reale che si parla con un cliente, un inglese, diciamo, una comunicazione verbale con appunto un cliente, un amico, un datore di lavoro, piuttosto che la scuola, l'università, il professore, eccetera, eccetera. Cioè un inglese reale che vi serve nella vita pratica, ok? Perché se già dovete, come che posso dire? Cioè, se già andate in una nazione e non sapete la lingua del posto, in più non sapete l'inglese, cioè è un problema. L'inglese è una cosa universale, cioè va bene per tutto. Cioè, è come il nero o il bianco che sta bene con tutto. E, vedete, cioè l'inglese, se voi sapete l'inglese, potete andare a vivere in qualsiasi parte del mondo. Se voi sapete solamente l'italiano, potete vivere solamente in Italia. Infatti, molti di voi vivono solamente in Italia, ok? Cioè, non è che sono qui a prendervi in giro. È esattamente la realtà dei fatti. Se voi venite a vivere qui in Spagna e sapete parlare solamente l'italiano, è un problema. Se sapete parlare solamente l'italiano e lo spagnolo, è un problema minore. Se invece sapete parlare l'italiano, lo spagnolo e l'inglese, avete tutte le opportunità aperte per quanto riguarda comunque il lavoro, okay? Questo, che poi tutto si stringe al lavoro, perché voi volete diventare persone migliori, persone più brave, persone più esperte, persone più professionali, eccetera, eccetera, eccetera. E la qualità, diciamo, richiesta, per esempio, all'estero, nelle aziende, nelle multinazionali, anche in Italia, è saper parlare l'inglese, ok? Però, diciamo, questo video lo faccio un po' per diciamo, tutte le persone che sono all'inizio e hanno delle difficoltà che in realtà non esistono, difficoltà che io posso togliervi se entrate nei miei percorsi più avanzati, ok? Perché io ho avuto tutte queste difficoltà. Ok, quindi ci sono davvero vari motivi. Il principale è perché io vivo all'estero, magari voi vivete in Italia e avete delle vostre motivazioni personali. Per esempio, se voi magari fate un lavoro normale in un'azienda e volete passare di livello e vi serve l'inglese. È intelligente imparare l'inglese che vi serve, ma l'inglese pratico davvero, cioè se voi andate in un'accademia e ottenete un certificato, quello non è un inglese pratico, quello è un inglese della grammatica, quella è la grammatica inglese, ma non è l'inglese, cioè è una cosa davvero totalmente diversa, infatti quando voi per esempio, magari anche voi avete avuto un'esperienza vostra diretta personale, quando per esempio voi imparate l'inglese o lo spagnolo sui libri dall'Italia, poi andate nella nazione stessa e parlate con una persona madrelingua del posto, cioè voi non lo capite, non riuscite a capire quello che dice, non riuscite a rispondere, non riuscite perché magari parla velocemente, si mastica le parole, ha un accento diverso, non vi aspettate quella risposta, cioè è assurda questa cosa, ok? Cioè, vi faccio proprio un esempio. Il modo più naturale per salutare un inglese o un americano è How you doing? How you doing? Grammaticalmente è scorretto perché sarebbe How are you doing? Ok, quindi present continuous. Cioè, grammaticalmente è sbagliato. Non viene insegnato sui libri, però al 99% se tu incontri una persona inglese o una persona americana, tu devi dirgli How you doing? Così in una maniera un attimino informale. How you doing? Non esiste nessun libro di testo in italiano, ma anche qui in spagnolo, che vi spiega questa cosa. Cioè, grammaticalmente è sbagliata, però si usa nella vita normale. Quindi voi vedete che c'è una cosa differente. Cioè, sono due mondi completamente diversi. Cioè, abbandonate questo mondo lì che non serve, fastidioso, che è una schifezza quel mondo lì. Però incominciate a imparare le cose reali, le cose pratiche. Ok? Proprio, davvero a me viene nervoso parlare di queste cose. Quindi faccio un attimo, mi prendo un respiro perché sennò mi agito e viene fuori un discorso che fa fatica ad essere comunicato e fa fatica ad essere, diciamo, compreso. Quindi un respiro e andiamo al quarto punto. Come ho fatto? Quindi ho già fatto diversi video su come imparare l'inglese, se vivete in Italia da soli, da autodidatta, eccetera, eccetera. Quindi dovete analizzare, dovete chiedervi cosa posso fare io da solo? Cioè cosa posso fare senza l'aiuto di qualcuno? Cosa posso fare senza l'appoggio di un madrelingua? Cosa posso fare io facilmente, velocemente, anche se queste parole qui non vanno bene, però danno un po' l'idea. Ascoltare. Ascoltare tantissimo. Ascoltare tantissimo. Leggere tanto, questo dopo, non prima, prima si ascolta. Praticare, praticare da solo. Scrivere da solo. Fare anche, ci sono tante applicazioni gratuite, tante cose gratuite. Adesso mi vengono in mente le cose che ho fatto, sono davvero tantissime. Cioè, voi cercate su internet come imparare l'inglese, qualsiasi cosa voi trovate, io l'ho già fatta, ve lo posso assicurare. Per
Per quanto riguarda comunque l'apprendimento di una lingua straniera, io per esempio ho partecipato agli eventi che faceva la biblioteca qui del Retiro, del Parco del Retiro di Madrid, e io andavo agli eventi in spagnolo, ma non è che andavo perché mi interessava quello che la persona stava dicendo, io ci andavo perché volevo migliorare il mio spagnolo, quindi ho fatto davvero tutte queste cose. In università facevamo i discorsi, facevamo le presentazioni cioè davanti a tutti gli altri studenti, o okay, che facevamo io e gli altri ragazzi, quindi ho già fatto queste cose, ho parlato in pubblico in spagnolo, ho fatto queste cose, non in inglese in realtà no, però l'ho già fatto con una lingua straniera, ok? Quindi so la difficoltà, so l'emozionalità, so quali sono i disturbi, so quali sono le difficoltà, so quali sono le ansie, le paure, le insicurezze, eccetera, eccetera. Quindi appunto sono qui appunto per aiutarvi e per trasmettere il fatto che è possibile seguire una strada diversa nella propria vita, è possibile imparare più di una lingua straniera, è assolutamente possibile vivere all'estero, fare l'università all'estero, lavorare all'estero, eccetera, 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 oppure lavorare in Italia sapendo parlare le lingue. È assolutamente possibile fare queste cose perché io queste cose le ho già fatte prima di voi. Ma comunque, quindi questi 4 punti e poi c'è l'ultimo punto, quanto tempo ci ho messo? Ovviamente mi sembra una cosa abbastanza normale, vi faccio comprensione che io ci ho messo 3 giorni per imparare bene l'inglese o no? Cioè, tutte le persone che sono diventate brave a imparare l'inglese ci hanno messo 3 giorni o 3 mesi, o un approccio tipo normale, un'ora al giorno, studiando 10 minuti al giorno. Cioè, è una cosa normalissima, è ovvio, cioè. Mi sembra una cosa abbastanza banale. Qui c'è da aprire una parentesi, nel senso che molte persone, anche molti insegnanti, molte accademie, cioè, davvero cercate su internet queste informazioni. Imparare l'inglese velocemente, imparare l'inglese facilmente, imparare l'inglese in 3 giorni, imparare l'inglese in 3 mesi, sì, certo, ovvio. Cioè, con tutta la fatica che io ci ho fatto, con tutto l'impegno che ci ho messo, con tutto il tempo che ci ho messo io. Vivendo all'estero con la mia ragazza madre di lingua inglese, ci ho messo mesi, mesi, mesi ascoltando 8, 9, 10 ore al giorno, praticando sempre, costantemente, cioè facendomi venire un mal di testa. La sera mi ricordo, per esempio, quando io, le prime volte che uscivo con Nif, e magari c'erano i miei amici spagnoli e i suoi amici inglesi, io stavo lì in mezzo a tradurre dallo spagnolo all'inglese, dall'inglese allo spagnolo con il traduttore, ero appena arrivato qui in Spagna, non sapevo bene come gestire, cioè un mal di testa della Madonna. Quindi, per esempio, andavo. La mattina ascoltavo i podcast in inglese, facevo le cose in inglese, poi andavo a lezione in questa accademia, diciamo il primo anno che vivevo qui a Madrid, e parlavo in inglese, quindi studiavo in inglese quando tornavo a casa, e poi di sera uscivo con Nif e quindi riparlavo in inglese, e magari nel mentre mi chiamava mia mamma o mia nonna e dovevo parlare in italiano. Cioè, voi non avete idea del mal di testa quotidiano nel tornare a casa tutti i giorni, quindi un livello di difficoltà assurdo. Però facendo queste cose sono diventato bravo. E quindi a me viene nervoso, anzi, gli spaccherei la faccia, li prenderei a sberle tutti, uno per uno, tutte quelle persone che vi dicono che imparare l'inglese è semplice, facile e veloce. Non è così, non è così, non è così. La maggior parte dei miei coetanei non ha i risultati dopo aver passato 13 anni, 13 anni, frequentando la scuola dell'obbligo. Non ci sono ancora i risultati, quindi per favore non, davvero ve lo dico con il cuore, lo dico davvero per il vostro interesse, non ascoltate nessuna persona, non ascoltate nessuna persona che vi dice che imparare una lingua straniera in generale è facile, semplice e veloce. Non dovete investire del tempo, dei soldi e un percorso avanzato, un percorso esclusivo nella vostra formazione, per la vostra formazione. Imparare l'inglese richiede un investimento di tempo, di denari e di energie abbastanza elevato. Per forza, perché se no non ce la fate, guardatevi attorno, le persone intorno a voi, guardate i vostri coetanei, guardate le persone che magari fanno un corso, che sono nell'accademia, magari frequentano un'accademia insieme a voi. Cioè, analizzate i loro comportamenti, i loro risultati, le loro azioni e vi accorgete che non ci metterete 3 giorni, ci metterete 3 anni, ok? Tutti i giorni martellando, eccetera, eccetera. Ora, è possibile imparare l'inglese in 3 mesi? Allora, assolutamente sì, è possibile, però cosa dovete fare? Dovete ascoltare, praticare almeno 15 ore al giorno. Allora sì, è possibile, perché matematicamente, se io studio 15 ore al giorno per 3 mesi, diciamo che sono, quanti sono? 100 ore, cioè, tantissime ore, ok? Però se io faccio 15 ore al giorno, tutti i giorni, e tu studi, ascolti, pratichi 2 ore al giorno,
tutti i giorni, quello che io faccio in una settimana, tu lo fai in un giorno, quindi tu ci metti 7 anni, io ci metto un anno. Ok, quindi è possibile sì studiare l'inglese in poco tempo, però quel poco tempo deve essere ottimizzato al 100% tutti i giorni, almeno minimo 15 ore al giorno. E molti di voi non sono disposti ad ascoltare, a praticare 15 ore al giorno, come per esempio io facevo bei 9-10 ore al giorno, perché magari molti di voi hanno una famiglia, molti di voi devono prendersi cura del cane, della nonna che sta male, devono... Non so cosa avete, non so, non me ne frega nulla dei vostri interessi, ma sono qui appunto per dire, ok, quindi voi non avete tanto tempo a disposizione, perché in realtà non vi serve più tempo, perché tutte le persone hanno 24 ore al giorno, tutti i giorni. Voi dovete ottimizzare il tempo che avete, quindi dovete stabilire qual è il metodo procedurale e applicarlo all'interno della vostra vita, all'interno della vostra quotidianità, all'interno delle vostre azioni, all'interno delle vostre abitudini, all'interno del vostro ambiente. Perché se no vi posso assicurare che non ce la farete mai. Se voi continuate a cercare il trucchetto, la soluzione, la formula magica, semplice, facile e veloce, ve lo stanno continuamente mettendo lì dentro, ok? Perché è così, è impossibile. Voi volete ottenere un risultato straordinario, voi dovete fare un'azione straordinaria. E straordinario vuol dire fuori dall'ordinario, fuori dalla normalità, quindi anormale. Quando tutti gli altri studiano sui libri e fanno gli esercizi grammaticali, voi dovete impuntarvi e dire: io non studio sui libri, io non faccio le regole grammaticali, perché non funzionano. Servono, sì, ma dopo, non prima. Quindi queste cose le ho capite con il tempo, quindi sbattendoci la testa giorno dopo giorno, ore dopo, cioè davvero ore, tantissime ore, miglia. Vi faccio proprio un esempio: c'è un podcast che io ho ascoltato, che dura una mezz'oretta, che io ho ascoltato tutte le mattine per un anno e ancora lo ascolto. Avevo ascoltato almeno 500, lo so a memoria, almeno 500 volte e lo so a memoria, ma c'è un motivo per cui l'ho ascoltato. E il motivo lo scrivo all'interno del corso, perché ha senso fare queste cose, ok? Quindi, avendo fatto questo percorso da me e avendo fatto davvero tutte le cose che voi potete trovare su internet, vi posso assicurare che ne è venuto fuori un metodo procedurale che assolutamente vi serve se volete imparare l'inglese, cioè non c'è davvero l'alternativa. Ok, quindi spero davvero, cioè spero, sono stato chiarissimo, se avete perso qualche passaggio riguardate questo video, condividetelo, fate vedere ai vostri amici, fratelli, coetanei, cugini, eccetera, eccetera. Quindi io l'inglese l'ho imparato in Spagna, l'ho imparato da solo e con la mia ragazza madrelingua inglese. Tantissimi motivi che non mi sono soffermato molto perché ognuno di voi ha delle proprie esigenze, anche personali. Ascolto, pratica, ok? Quindi tanto ascolto, tanta pratica, comunque dovete trovare un qualcosa che potete fare anche da soli senza aiuto di nessuno. E ovviamente non ci ho messo 3 giorni, questa era, diciamo, una presa per il culo, se non l'avete capito. Non ci ho messo 3 giorni, 3 giorni voi non fate nulla, zero, zero, più totale. In 3 giorni comprate, cioè in 3 giorni investite soldi nel mio videocorso, nei miei percorsi più avanzati, ve lo studiate, punto. Questo potete fare in 3 giorni, è diciamo la cosa più intelligente che potreste fare. 3 anni, 3 anni. Io ci ho messo 3 anni. Io sono sincero, io sono un ragazzo molto sincero. Io ci ho messo 3 anni a imparare l'inglese con la mia ragazza madrelingua inglese e da solo, vivendo all'estero, avendo una motivazione mia interiore personale, praticando ore ed ore al giorno. 3 anni ci ho messo, 3 anni con tanta fatica, tanto sacrificio, tanto dolore. Come voi potete pretendere di imparare l'inglese in 3 giorni, in 3 mesi, in una settimana con un approccio di tipo normale? È impossibile, è impossibile. Cioè, guardatevi attorno, le persone intorno a voi, i vostri professori, le persone che mi stanno vendendo quelle cose lì che non esistono. Non esistono, non esiste il trucchetto magico, non esiste il metodo che così da un giorno all'altro. Esiste un metodo procedurale che, applicato nella vostra persona, nelle vostre abitudini, nella vostra vita, vi faccio ottenere dei risultati. Ma questo metodo non è che è una formula magica, è una cosa che dovete seguire quotidianamente, fare determinati tipi di azione e avere la costanza di ottenere un risultato e di continuare ad agire nell'azione quotidianamente, ok? Quindi per questo video è tutto, iscrivetevi al canale subito adesso, attivate la campanellina e commentate perché davvero sono curioso
di capire se questo video vi è interessato, perché comunque sono 25 minuti della mia vita che sono qui a perdere per spiegare quello che io ho già fatto nel passato, che ormai è passato, ma adesso ok, quindi questo qui è passato, ma io continuo a fare queste cose. Io continuo a vivere qui in Spagna, continuo a studiare da solo l'inglese. Adesso, prima di fare questo video, questa mattina ho ascoltato un podcast in inglese, ho guardato un video su YouTube in inglese. Continuo a restare con Nif, la mia fidanzata è Nif. Continuo ad essere motivato, continuo ad ascoltare, continuo a praticare, continuo a studiare l'inglese, continuerò per sempre. Cioè, dopo aver fatto queste cose, io continuo. Non è che siccome voi siete andati in un'accademia e avete studiato, avete ottenuto un certificato in 3 mesi, allora voi basta, smettete di studiare l'inglese. No, no, è lì che incomincia la fatica, è lì che incomincia l'insicurezza, è lì che incomincia che voi magari avete capito che non è servito a nulla, che avete buttato via tempo. È lì che cominciate a dire, ah cazzo, quindi devo cambiare il metodo. Esatto, dovete avere il mio metodo, se no non riuscite. Non ne cavate un ragno dal buco, ok? Quindi per questo video adesso è davvero tutto. Iscrivetevi al canale, fate in modo di attivare un attimino le rotelline nel vostro cervello e di avvalervi di informazioni esclusive che vi cambieranno la vita e trasformeranno i vostri risultati. Ok, bye bye.